sono quelli che approssimano poi il primo modo di vibrare. Ecco, a questo punto, visto che si poteva pensare anche di applicare queste procedure non lineari per questo scopo, abbiamo cercato di implementare alcuni modelli che fossero però nello stesso tempo rispettosi del comportamento degli edifici monumentali. Perché? Finché un'analisi di questo tipo io l'applico a delle pareti che hanno un comportamento elastico, elastoplastico, inteso come valori iniziali di moduli di elasticità e capacità di spostamento legate alla duttilità piuttosto che a un drift di piano come facciamo ora con la nuova normativa, ecco, questo tipo di pareti è quello già conosciuto ed è quello che fa parte appunto dell'analisi degli edifici. Però al di là di questi elementi, possiamo studiare anche degli altri elementi che ci permettono appunto di andare incontro ad altri tipi di strutture. Più esattamente, noi abbiamo studiato conci murari aggiunti, cioè una maniera con cui si potesse riprodurre il comportamento dell'arco anche dentro a un programma di statica, anziché un programma di cinematica come appunto l'attuale software dedicato ad archi e volte. Un elemento che invece cercasse di rappresentare meglio il comportamento dei grandi pilastri in muratura e pietra, diciamo più che muratura, che si trovano all'interno delle nostre chiese, piuttosto degli edifici monumentali, dove il concetto di pressoflessione di tipo elastico non appare adeguato appunto alla descrizione del reale comportamento, e pensandolo appunto tipicamente comportarsi secondo Heimann, cioè col fatto che l'elemento è stabile finché la curva delle pressioni non fuoriesce dalla sagoma della sezione, che non vuol dire che non fuoriesce dal nocciolo d'inerzia, perché se si facesse riferimento al nocciolo d'inerzia in sostanza riattiveremmo tutte le considerazioni della teoria dell'elasticità. Ecco, il nocciolo d'inerzia poi in effetti lo possiamo pensare come un sottoinsieme del pilastro che darebbe oltretutto una maggiore garanzia se noi considerassimo quello come sezione resistente. Però conviene anche non sottostimarle poi le capacità di queste strutture. In realtà non conta quasi nulla in questi pilastri, il nocciolo d'inerzia, ma conta invece proprio la forma geometrica, cioè il fatto che io riesca a rimanere all'interno di questa forma. Ovviamente all'interno deve esserci per forza la curva delle pressioni in campo statico, altrimenti avrei la formazione di cerniere e un'instabilità delle strutture. Il nostro problema è quello di capire quanto si può spingere la struttura, cioè quanto posso aumentare l'azione sismica e mantenere questa condizione appunto di curva interna. Un altro campo invece è quello della muratura reticolare. Ecco, qui si apre una strada che è quella che ci ha portato poi a richiedere anche un confronto in uno studio più approfondito, quello presentato appunto dal professor Cavata nell'intervento precedente, perché l'idea è quella che le superfici bidimensionali si possano rappresentare con semplici elementi monodimensionali, come pensando appunto a uno schema di tipo reticolare. Non sono affatto idee nuove queste, è semplicemente la ricerca di utilizzare alcuni spunti che vengono da studi eseguiti, come vedremo anche nel passato, e che forse si sono persi un po' per la strada, cioè non si è cercato di portarli nella realtà professionale. Vale la pena di indagare e di vedere se si può ricavarci qualcosa, cioè aiuta anche poi nella progettazione attuale. Ecco, fra l'altro, su questo ci tengo molto, cioè il fatto che si possa in qualche modo disporre di metodi abbastanza semplici assicura la riproducibilità dell'analisi, perché uno dei grossi problemi quando si affronta un monumento di particolare importanza è anche il fatto che facendo analisi magari molto sofisticate, che possono avere campi di validità molto importanti, ci leghiamo comunque a una soluzione che difficilmente può essere riprodotta in altra sede e potrebbe non essere riproducibile così agevolmente a distanza di tempo. Tutti noi sappiamo che gli strumenti informatici sono soggetti a un rapido cambiamento. Questo non ci dice niente quando dobbiamo affrontare l'analisi o la verifica di sicurezza di un edificio normale, perché c'è una scala temporale che è già immediata, diciamo, comunque di un tempo relativamente breve. Quando siamo di fronte a un monumento che magari vive già da centinaia d'anni, bisognerebbe porsi anche il problema che tutta la documentazione che noi produciamo oggi possa in futuro, oltre noi e anche molto oltre noi, essere capita. Cioè a un certo punto si dovrebbe poter ritrovare nel lavorato e fu prodotto in un certo periodo di tempo e che dovrebbe essere ancora comprensibile. Magari lo saranno anche le analisi a elementi finiti più evoluti, perché i metodi ci saranno tra 100 e 150 anni e riusciranno senz'altro a comprendere
a quello che è stato fatto oggi, ma resta il fatto che se i metodi sono semplici, certamente sarà possibile capirli anche nel futuro. Ecco, l'uso di elementi monodimensionali ovviamente la rispetta in maniera intrinseca questa semplicità, perché qualunque software, se vogliamo parlare di software, è in grado di riprodurre questo comportamento, e poi molte cose addirittura possono essere affrontate anche con calcoli manuali. Quindi siamo proprio nell'ambito della maggior semplicità proponibile allo stato delle cose. Ecco, vediamo un po' intanto la modellazione dei conci murali aggiunti, che è il primo elemento che abbiamo proposto appunto per l'applicazione dentro APC. Ecco, come voi vedete, in fondo si tratta di riprodurre dentro APC uno schema che è molto simile a quello appunto degli archi che invece ho dato nell'altro software. Ora, sembrerebbe una ripetizione, cioè non si potrebbe non capire perché siamo andati a cercare di creare questa situazione all'interno di PCE, quando in fondo c'è già la disponibilità dentro al software dedicato alle volte di questi tipi di analisi. Intanto perché l'approccio è diverso, ovviamente, cioè un approccio statico anziché cinematico, e poi questa via ci dà più possibilità, perché se le cose funzionano ci permette di modellare delle situazioni che sono meno banali in un certo senso del singolo arco piano. Per esempio, si può andare incontro a delle volte la geometria anche non banale, appunto, che possono essere studiate in modo spaziale, quindi apre delle possibilità che viceversa con la via cinematica sono di difficile percorribilità, perché lì il problema matematico si complica e quando si lavora con i soli cinematismi diventa davvero difficile affrontare delle strutture di grandi dimensioni. Siccome per via statica questi elementi un po' li padroneggiamo tutti, se si riesce a trovare questa via probabilmente si può avere un'alternativa valida, e comunque anche nell'ottica di affiancare dei metodi diversi, perché io posso anche di fronte a una struttura importante in fondo fare due analisi che si completano tra loro, non è detto che debba trovare l'unica analisi e la sola e darà la risposta giusta, sempre per trovare appunto un range di comportamento. Allora, i conci murali aggiunti hanno quindi questi vantaggi rispetto all'approccio rigido o fragile. Intanto un'estensione più agevole appunto a casi più complessi. Poi la possibilità anche di collegare questi archi a strutture sottostanti. Quindi l'analisi non si limita più all'arco singolo, ma può essere dell'arco insieme alle strutture su cui si imposta l'arco. Poi, siccome si tratta di strutture che inizialmente possono essere caratterizzate da comportamento elastico, ci consente di eseguire delle analisi modali. Ora, questa a qual fine? Non al fine di fare in modo che l'analisi dinamica modale sia l'analisi sismica per questo tipo di strutture, perché questo non è, ma soprattutto per capire le frequenze di vibrazione delle strutture. Ora, ci sono diversi modi appunto con cui è possibile anche avere delle formazioni geodinamiche sugli edifici monumentali, che possono anche arrivare a farci capire periodi fondamentali della struttura e quindi in qualche modo agganciarci poi ai modelli che realizziamo. Chiaramente è molto difficile riuscire a cogliere una coincidenza tra le prove sperimentali, che si basano appunto sulle frequenze rilevate in luogo, dall'altro che sono delle prove molto interessanti, si basano sui microtremori. Su queste cose guarderemo anche dei collegamenti in futuro su come approfondirle, che riguarda comunque il campo più geofisico che quello ingegneristico, ma in sostanza dalle quali è possibile arrivare a capire le frequenze di vibrazione proprie delle strutture. Quindi il fatto che le strutture comunque abbiano una frequenza di vibrazione è vera, cioè non è vero che il comportamento elastico ci serva per capire il comportamento ultimo di fronte all'aspetto sismico, però ci può servire per esempio per capire se stiamo modellando correttamente la struttura, quindi se il modello da cui si parte rappresenta fedelmente la tipologia strutturale. E infine un'altra capacità che ha il modello a conci murali aggiunti è il fatto che io posso concentrare l'elasticità nei giunti di malta, una cosa che l'approccio rigido fragile fatto invece nell'altra maniera non mi consente, perché come abbiamo visto in quel caso abbiamo delle bielle che non sono in realtà dei giunti di malta, ma sono elementi, chiamiamoli così, matematici, che non possono lavorare a trazione. Possono funzionare bene e funzionano sicuramente in maniera perfetta quando ci sono giunti a secco, cioè che non ci sono in sostanza dei letti di malta significativi. Però quando questa malta esiste e può avere anche degli spessori significativi,
andare a considerare una deformabilità di questi giunti può essere un vantaggio nei confronti di una maggiore attendibilità del modello. E oltre alla deformabilità si può attribuire a questi giunti una resistenza a trazione. Cioè, anziché dire che non hanno nessuna resistenza a trazione, appunto supporre una resistenza a trazione esiste e mandare fuori gioco il giunto soltanto quando viene superato quel limite lì, e non solo quando c'è appunto una trazione qualsiasi. Ecco, quindi questa è appunto una descrizione. Queste cose in parte erano già state presentate anche all'interno della manualistica di PCE. Diciamo che poi la maggior parte degli impegni che sono stati legati all'evoluzione normativa e anche alle recenti eventi sismici ci hanno costretto a lavorare un po' più su altri aspetti, però ora siamo in grado di poter far riemergere anche in pieno queste cose che entreranno appunto da ora in poi a far parte del corredo degli elementi disponibili nel programma. Ecco, quindi alcune cose le ritrovate già anche nella manualistica disponibile. Comunque, il criterio appunto è quello, vediamo un po' di ingrandirlo per capirlo un po' meglio. Ecco, praticamente come funziona? Cioè c'è un elemento che è un concio, cioè un'asta monodimensionale, che rappresenta l'elemento appunto di pietra, quello che è appunto il concio elementare. Ci sono poi degli elementi biella, che sono questi, rappresentano i giunti di malta, e dei collegamenti rigidi che fanno in modo appunto da assicurare la spazialità alla struttura. Quindi gli elementi di malta sono in realtà quattro per ogni giunto, disposti in maniera spaziale, e tutte queste strutture sono dotate ovviamente della loro elasticità, che sarà molto più grande del modulo dell'elasticità della parte del concio di pietra rispetto a quello del giunto di malta, perché chiaramente si lavora in ambito statico, quindi bisogna partire da una caratterizzazione elastica dei materiali. I moduli dell'elasticità vanno specificati, però esistono, non è che non esistono degli elementi murali questi moduli dell'elasticità, quindi questo non è certamente un problema. Ecco, e alla fine si arriva appunto a una modellazione di questo tipo, per cui questa struttura può nei nodi essere sottoposta a delle azioni orizzontali, e si possono studiare appunto con un'analisi statica non lineare, che a questo punto è semplicemente lo studio del comportamento successivo della struttura sotto l'azione che incrementa, si può arrivare appunto al moltiplicatore di collasso. Andiamo avanti ora con un altro elemento che può essere apposito appunto per studiare gli edifici monumentali. Questo riguarda i pilastri murari. Dunque, i pilastri murari li possiamo rappresentare con dei semplici elementi BIM, quindi non c'è niente di eccezionale, ma sono delle semplici aste tridimensionali che conosciamo, che lavorano ovviamente per i castri interni. L'importante è schematizzare le reali sezioni. Ecco, questo è un pilastro, un edificio monumentale particolarmente bello, anzi è di grandi dimensioni, che sarà appunto, costituirà appunto la sagoma, questa area del pilastro, entro la quale bisogna sia contenuta la curva delle pressioni. Quindi non c'è nessun tipo di stranezza in questo elemento, se non il fatto che è un'asta che ha una certa sezione trasversale e dove il controllo di resistenza non riguarda tanto una verifica presso pressione nel senso elastico o dell'altro, ma riguarda proprio il fatto che lo sforzo normale sia interno alla sagoma. Perché è necessario appunto in questi casi schematizzare la geometria esatta? Perché questa fuoriuscita può essere in qualunque punto, quindi a seconda della direzione sismica e dell'analisi e della combinazione ovviamente dei momenti di natura statica con quelli che si creano invece per effetto delle azioni orizzontali, io posso avere per esempio che lo spostamento del punto di applicazione dello sforzo normale in questa direzione, e quindi ci mette un po' di più a uscire da questo punto rispetto a quello che ci dovrebbe mettere se invece ha un'altra direzione e esce dall'altro angolo. Quindi noi bisogna avere comunque un controllo su tutto il contorno e vedere quando appunto esce da una qualunque parte della struttura, della sezione. L'ultimo elemento è questo della muratura reticolare, e come ci è venuto in mente appunto anche di seguire questa strada? Perché l'analogia appunto tra le strutture piane e i sistemi reticolari equivalenti è nota da tempo, ci sono diverse trattazioni
di ingegneria, fa una mappa anche agli anni 80, quindi assolutamente niente di nuovo, che soprattutto queste famiglie